anche Sculli. Ti convince questa formazione, Luana? Decisamente. Sì. Mancherà Mauri sicuramente, poi c'è Brocchi, poi c'è, l'importante è che ci sia Marchetti, insomma. No, l'importante è che ci sia Close. Close però un po' in stato febbrile, sì, ho saputo, quindi meglio Close che Flockery, no. Meglio Close con la febbre che Flockery. Cristiano si ricorda sicuramente una cosa, quando eravamo piccoli, se saltavi la nazionale la partita dopo la saltavi. Su Close non ho sentito nessuno, visto che ha saltato l'amichevole. Vabbè, della è tedesco. È fatta dopo. Chiedigli due cose su Mauri piuttosto. E Mauri invece? Mauri è regolare che giochi, vero? Ma tante persone non sono molto regolari che giochi, Mauri, insomma. No, ma Mauri... Ma Mauri come tanti altri, l'hanno messo in galera. Ma poi qua intervengo in un attimo. Prenderesti anche Mauri, vero? Guarda, un buon giocatore. Questo non è per male. L'unico momento, in trasmissione, proprio due secondi da avvocato. Bisogna spiegare a Vigna, perché continua a non capirlo, che una cosa è la giustizia sportiva, una cosa sono quelle ordinarie. Ascolta. Quindi Mauri può continuare a giocare, perché per adesso non è stato ancora squalificato a giustizia sportiva. Ma è quello il problema? Che qualcuno glielo spieghi a Vigna. Però Luana, non è che quello che è successo non ti fa venire qualche dubbio? Non tanto sul giocatore, ma su tutto l'ambiente? Ma è tutto l'ambiente. Ma è tutto l'ambiente, non cioè, è solo non soltanto il giocatore. La Lazio. Ma no, ma certo. Chi ha pagato dell'ambiente? Chi ha pagato? Mormorano anche voci anche sulla Juve, non solo Conte, hanno pagati comunque, e comunque sulla Juve che ben se ne dicano, cioè. Per cosa? Che mica c'era la Juve questa gente. Perché comunque. Insomma un po' di e ringraziamo, di favoreggiamenti, insomma. Spezziamo una Lancia, una Fiat, tutto quello che volete per il nostro amico Cupido della pasticceria di Roberto Miranti, via San Bertran 41, Borgata Parella, ho detto bene Gila? Detto è proprio bene. Lui che ci fornisce oggi le paste, i salatini e anche il panettone. Al resto ci ha pensato il presentatore, che ha portato anche gli agrumi nuovi di zecca, perché gli altri erano un po' rinsecchiti.